Eccoli i nuovi consiglieri provinciali di Taranto: Salvatore Brisci, Michele Franzoso, Sabrina Pontrelli, Walter Rochira e Giampaolo Vietri per la lista Alleanza per la provincia, che ha ricevuto il 38,24% dei voti. Cosimo Fabiano, Cosimo Festinante, Giuseppe Fischietti, Fabrizio Quarto per il patto dei sindaci, lista che ha ricevuto il 33,32%. E queste prime due liste si rifacevano all'idea politica e amministrativa della provincia del presidente Giovanni Gugliotti. Per il centro-sinistra, la lista Terra Ionica, che ha ricevuto il 28,44% dei voti e ha eletto Gianni Azzaro, Pietro Bitetti, Emanuele Di Todaro. Sono dunque 12 e hanno ricevuto il cosiddetto voto ponderato. Il valore del voto, cioè, vale in misura del numero di abitanti del comune rappresentato, dei consiglieri comunali dei 27 comuni della nostra provincia, esclusi Manduria e Leporano, perché commissariati. Il Consiglio, altra stramberia della riforma secondo noi, oltre alla negazione del suffragio provinciale, è stato eletto dopo l'elezione, avvenuta qualche mese fa, del presidente Giovanni Gugliotti, sindaco di Castellaneta. E poi una constatazione che deve far riflettere quanti parlano di quote rosa. Le donne erano presenti in lista per il 40% dei candidati. Ebbene, alla fine una soltanto l'eletta è Sabrina Pontrelli, consigliere comunale di Crispiano di Direzione Italia. Bisogna ancora ammettere che queste delle quote rosa non è altro che uno strumento normativo, no? Che vuole garantire quella che è la parità di genere. Non so se si tratta di una tutela o di una discriminazione, nel senso che le quote rosa in realtà garantiscono la presenza delle donne nelle liste, ed è quello che è accaduto in provincia. La cosa che mi ha dato grande soddisfazione è che il nome femminile, diciamo, è entrato quasi per tutelare la presenza delle donne nella lista, ma poi ho gareggiato, se vogliamo usare questo termine, a parità con i candidati di sesso maschile, e quindi questo mi ha dato una grande forza di essere presenti sul territorio e capire quali sono le priorità in questo momento. Quindi questa per me è una nuova esperienza, ma come sempre la affronterò con molta determinazione.